L'Unione Europea ha lanciato una nuova strategia che si chiama Unione dell'Energia, fare in modo che ci sia più energia prodotta all'interno dell'Europa per consentire un prezzo inferiore per i cittadini e gli industriali. Per questo abbiamo bisogno di assicurare l'approvvigionamento energetico, assicurare un mercato fluido dell'elettricità e del gas, fare molto di più sull'efficientamento energetico, produrre 27% di energie rinnovabili e fare molta ricerca, sviluppo e tecnologie nuove.